Scattano i controlli sui mezzi pubblici della città di Alessandria, dove vige l'obbligo di mascherina all'aperto in alcune zone della città. Per chi si vuole sedere ai tavoli interni dei bar, verifica del Green Pass rafforzato. Quelli che sono seduti sono tutti muniti di Green Pass. Di fatto a livello operativo non ci cambia tantissimo. Abbiamo perso qualche cliente perché magari non tutti vogliono stare al banco o addirittura seduti fuori con questa temperatura. Quindi dal punto di vista economico un po' di danno l'abbiamo avuto, speriamo di giovarne in nessuna chiusura e in un periodo migliore. Purtroppo non tutti gli avventori comprendono la variazione, l'accettano e quindi qualche difficoltà effettivamente ce l'abbiamo. Asti fa il punto sulle nuove misure in prefettura. Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza insieme al Sindaco e al Prefetto per coordinare le attività mirate, uno sforzo corale secondo il piano di controllo del territorio. Questi provvedimenti sono mirati al contrasto, ahimè, di numeri che crescono anche in questo territorio. Pertanto noi ci appelliamo perché ci sia ragionevolezza e soprattutto collaborazione con le forze di polizia che effettueranno questi controlli. Le sanzioni vanno da 400 a 1000 euro. Per gli astigiani già in vigore l'obbligo di mascherina all'esterno, in centro e nei mercati. La stragrande maggioranza dei cittadini ormai ha capito che per vivere come vivevamo prima e tornare a fare poco alla volta le cose che si facevano è necessario un minimo impegno, tra cui quello di indossare la mascherina sopra il naso e non sotto. Per cui la stragrande maggioranza dei cittadini sta rispettando quelle che sono le prescrizioni.